Regione Toscana, il Consiglio regionale. La Regione Toscana, nell'ultima seduta dell'Aula del Consiglio, approva il sottosegretario alla Presidenza di Giunta. La proposta di legge è passata a maggioranza e definisce anche gli aspetti economici e le incompatibilità del sottosegretario. La nuova figura è istituita con una modifica statutaria e non graverà sul bilancio. I costi saranno assorbiti rideterminando indennità e rimborsi spese. Con lo stesso atto sono stati approvati anche due nuovi membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il funzionamento della macchina organizzativa. Arriva al suo completamento l'iter di approvazione della normativa collegata alla figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e all'allargamento del consiglio di presidenza con l'introduzione in consiglio regionale delle figure dei due segretari questori. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale, ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario, dotandola di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto, cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. La stessa cosa vale per i segretari questori, che vengono quindi inseriti all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza aumento di costi per la politica, perché gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vedranno una corrispondente riduzione delle loro indennità per fare spazio ai segretari questori. Si arriva quindi all'incirca a metà mandato all'individuazione da una parte della figura destinata a collaborare e ad aiutare il Presidente della Regione nell'esercizio delle sue funzioni, dall'altra l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza che questo comporti costi collegati alla politica e quindi un aspetto che sicuramente i contribuenti oggi non vorrebbero vedere. Ma su questo noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica, siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un nono assessore, a istituire due sottosegretari ed aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive. Su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma anche poi alla fine anche altri consiglieri, e continuiamo nella nostra coerenza. Siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesantimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata, tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro, e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in 2 anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Noi siamo convinti che la dotazione di 8 assessori, 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrativo, e come tali siamo stati coerenti in una battaglia che non vuol dire venir meno a un impegno di maggioranza, ma vuol dire, come Italia Viva, essere coerenti fino in fondo con gli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini al momento in cui siamo stati eletti.
Molto critiche le opposizioni sulla nuova legge, con il Movimento 5 Stelle che attacca sui costi, mentre Fratelli d'Italia e la Lega si dicono favorevoli alla nuova figura, ma criticano il percorso fatto dalla maggioranza. Noi siamo contrari perché in questo momento, dopo la pandemia, le famiglie sono in crisi, ci sono stati anche dei grossi problemi sul personale distaccato ai gruppi consigliari, insomma, che ancora non è risolto, andare in questo momento a nominare e a determinare altri stipendi consistenti, soprattutto per appunto le figure istituzionali, ci sembra un tantino fuori luogo. Forse sarebbe meglio aspettare e soprattutto non si capisce nemmeno come i dipendenti potrebbero essere inquadrati, perché non è ancora risolto nemmeno per quelli che sono già in forze. Tutto questo capiamo che forse corrisponde a delle necessità del presidente Giani, però a noi in questo momento non sembra opportuno procedere in questa direzione. Tante regioni guidate dal centrodestra già la prevedono, per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale. Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato 2 anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. L'hanno portata dicendo al termine di un congresso, di un'assemblea regionale del Partito Democratico, 5 mesi fa, quando al presidente Giani venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura, e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in giunta. Quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in giunta, ci sembra un po' una forzatura. E alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi, poco più di 10 giorni fa, ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario, ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa roba in aula. Se non serve a loro, non abbiamo votato contro per questo. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità, e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità che a noi ci sta molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio, ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini, ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo, e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, ARPA, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere 500.000 di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Giani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Ecco, riteniamo che sia una cosa scorretta, riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione
delle nostre attività. Noi lo ripetiamo, non siamo contrari ideologicamente a quello che sia l'aumento delle nostre attività, però ci sono delle considerazioni che devono essere fatte riguardo alla sobrietà delle spese, al fatto che in questo momento la Corte dei Conti ci ha più volte bacchettato per l'utilizzo che è stato fatto, soprattutto negli uffici di presidenza del personale. Abbiamo ancora una questione aperta con tutti i lavoratori del Consiglio regionale, che sono al servizio davvero di tutta la comunità e che in questo momento stanno avendo dei problemi proprio da questo punto di vista. Quindi riteniamo che sia sbagliato il modo con cui viene data le gambe alla riforma statutaria, e le cifre spropositate e il momento storico pessimo. Dopo l'attracco a Piombino della Golar Tundra, la nave rigassificatrice che Snam ha acquistato su mandato del governo e che servirà a garantire l'arrivo di nuovi flussi di gas, la seduta del Consiglio è stata l'occasione per parlare con i gruppi politici del Consiglio regionale sul tema e sulle possibili compensazioni per la città toscana. Sì, rispetto alle misure che dobbiamo concordare con quello che sono, le opere complementari al posizionamento della nave a Piombino, quello che può accelerare, quella era una volontà già espressa dal governo, di diminuzione delle bollette per i cittadini e per le imprese, forse è bene partire da subito. Quindi, siccome la competenza è del governo, siccome comunque non è stata ancora predisposta l'intesa fra regione e governo su queste opere complementari, io direi di far andare avanti una corsia di accelerazione da parte del Consiglio regionale con una mozione, che non può che essere un atto di indirizzo, perché poi è il governo che stabilisce questa diminuzione. Però mi piacerebbe che da parte delle autorità di governo la previsione di un taglio delle bollette che si riferisca ai cittadini e alle imprese del territorio possa essere prevista il prima possibile, anche prima dell'intesa su tutte le varie opere complementari, le bonifiche, le energie rinnovabili, il sostegno al parco della Val di Cornia, il sostegno a quello che è la realizzazione della strada che possa far andare direttamente al porto dalla strada statale 398. Io credo che l'atteggiamento che il Presidente della Giunta regionale ha avuto su questo tema sia sempre stato estremamente chiaro e coerente. Da una parte, ravvisando la necessità di un intervento che va a rispondere ad una serie di esigenze che non possono essere sottaciute per i nostri territori, ma dall'altra parte con la volontà di mediare quanto più possibile per recepire le istanze dei territori. Quanto dichiarato dal Presidente della Giunta va in questa direzione, e io sono convinto che anche grazie alla sua capacità di mediazione si potranno traguardare dei risultati importanti anche su questo tema. Grazie. Ma sulle compensazioni Gianni ha giocato l'ennesima partita tutto da solo, ha mancato di coinvolgere il sindaco della città andando lui direttamente a trattare con il precedente governo queste pseudo compensazioni, in realtà molte delle quali sono già sulla carta degli accordi di programma che da decenni vedono il comune di Piombino in attesa della pulizia, diciamo, e del recupero di aree enormi che sono considerate SIN, le ex SIN, cioè le aree speciali dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Quindi ogni compensazione è sempre ben accetta all'interno di un territorio, forse anche più grande, perché il danno minacciano soprattutto i comitati, l'amministrazione è oltre il semplice porto, la sola città, ma riguarda tutta la Val di Cornia, che aveva intrapreso uno sviluppo dal punto di vista turistico, ricettivo e ambientale. Ovvio che il tema del gas si è acuito negli ultimi mesi per colpa naturalmente della guerra, ormai è un anno, per colpa della guerra determinata dall'invasione russa dell'Ucraina, quindi non disconosciamo certamente l'esigenza di approvvigionare il nostro paese, ma questo memorandum fatto da Gianni in realtà il Consiglio regionale non l'ha mai sostanzialmente visto né mai l'ha approfondito, esattamente come la città di Piombino. Quelle che Eugenio Gianni chiama compensazioni sono delle misure che spetterebbero di diritto a questa porzione della costa che è stata bistrattata e penalizzata per tanti anni. Quindi, a distanza appunto di tutto questo tempo, sentir dire che quelle compensazioni sono qualcosa che viene dato in cambio dell'accettazione della nave rigassificatrice, per cui appunto un piano di sicurezza ancora noi non abbiamo potuto vedere, credo che sia molto grave e soprattutto sia ingannevole nei confronti delle persone. E questo non lo possiamo accettare.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.